libertà è vivere la vita come fosse un'opera d'arte. E libertà è fare un quadro come questo che io ho fatto, questo gruppo di Schützen, vestiti con i costumi storici che vanno al presepe. Come vedete sulla sinistra, cioè, ho mescolato un mondo come quello religioso del presepe e il mondo degli Schützen. Allora, gli Schützen sono stati per me una scoperta formidabile, estetica, nel senso che io mi trovavo a fare opere d'avanguardia e sono stato assolutamente rapito da questa visione che ho avuto a Bolzano quando si erano riuniti gli Schützen vestiti con gli abiti originali d'epoca, e ho avuto come una folgorazione davanti alla bellezza e alla pazzia di questi costumi, e che non hanno paragone. Io, vedendo una situazione estetica così elegante, perché i costumi di questi Schützen erano poi pazzi ed elegantissimi, giacche gialle, e uno sembrava il cappellaio matto di Alice nel Paese delle Meraviglie, cioè una genialità, una fantasia così estrema, che ho capito che quel mondo era un mondo compiuto, era l'universo da solo, era un piccolo mondo che rappresentava l'intero universo, autosufficiente, perfettamente compiuto, e altro non ho potuto fare che rappresentarlo nella sua, quella che per me era la sua bellezza, senza pormi nessun freno anche di provincialismo, per esempio. Ecco, io in questo mondo perfetto non vedevo nessun provincialismo, anzi esattamente il contrario, e quindi ho avuto il coraggio di rappresentare una situazione che comunque è molto estrema e anche molto discussa nel Tirolo. Io, che sono metà italiano e metà per nonna austriaco, ho fatto questo azzardo, cioè mi sono permesso, addirittura avrei voluto esporlo al Museo d'Arte Contemporanea, e poi è finito esposto in una galleria di arte contemporanea. Ecco, questa è libertà, per esempio, per me.